Salve amici, buonasera con Top Sport, l'approfondimento sportivo della nostra emittente. Parleremo di calcio con il campionato di eccellenza che sta arrivando al culmine. Domenica il big match tra il Pacheco e il Troina che si giocherà al provinciale di Trapani, quindi in uno scenario suggestivo, una gara che potrebbe valere il campionato con la Folgore che si trova appena qualche punto a ridosso dalle due battistrada e un loro pareggio potrebbe fare rientrare addirittura in corsa la Folgore. Più difficile appare per la Riviera Marmi che ha qualche punto ancora indietro rispetto a queste tre compagini, un campionato di eccellenza che sta dando i primi verdetti per quanto concerne i bassi fondi della classifica. Terranova Gela ormai retrocesso, gioca soltanto per non perdere il titolo sportivo. Marsala 1912 quasi alla matematica retrocessione, manca ormai poco. La smobilitazione operata da Luigi Vinci quando ha capito che, al dire delle sue dichiarazioni che ascolteremo tra qualche minuto, non ci sono più le condizioni per andare avanti. Questa società è malata, destinata a chiudere, non ci sono le condizioni per salvarla, dice Luigi Vinci, che ripartirà con un nuovo titolo sportivo per poi, dalle ceneri di questo sodalizio blasonato, quale quello del Marsala 1912, magari acquistare dal tribunale il nome agli sportivi marsalesi, quindi a noi tanto caro per definizione, per storia e per blasone, come avvenne nel 2006 dopo il fallimento del 2000, sperando che questa volta si scriva una pagina di storia però lieta per il calcio marsalese. Allora andiamo alla lettura delle gare che si giocheranno domenica. Il derby tra la Folgore e l'Alcamo, Mussomelli Licata, Pacheco Troina, Parmoval Castelbuono, Riviera Marmi Dattilo, Sport Club Marsala 1912 Pro Favara, Nissa Mazara, Terranova Gela Atletico Campofranco. E allora la classifica vede il Troina con 50 punti, il Pacheco insegue ad una distanza per quanto concerne la capolista che ha vinto anche la gara di Coppa Italia. Ha perso nell'anticipo di sabato in maniera inaspettata contro il Pro Favara che adesso nei bassi fondi della classifica ha agganciato il Campofranco che ha pareggiato in casa con il Pacheco con 27 punti. La griglia dei playout è formata da una squadra tra Mazara, Licata e Parmoval, poi Mussomeli con 30 punti, Campofranco e Pro Favara 27. Dunque le squadre che si trovano subito più su rispetto alla zona playout non possono dormire sonni tranquilli come Castelbuono, Dattilo, Nissa che sono chiamate a guadagnare altri punti utili per superare la soglia dei 40 punti tale da salvarsi in maniera matematica. La griglia dei playoff, il Pacheco si trova in seconda posizione, questo grande big match contro il Troina che ha invece 50 punti, una vera macchina da punti, quella del Troina, anche se si è arrestata inaspettatamente sabato scorso in casa contro il Pro Favara, sta andando avanti anche in Coppa Italia Nazionale, dunque la formazione composta da tanti stranieri sta dando ragione alla dirigenza che dopo un avvio incerto fatto di alcune sconfitte poi diciamo che hanno dato un'impronta decisiva a questo campionato. E adesso, allora, in merito a questo big match tra il Pacheco e il Troina, andiamo ad ascoltare il tecnico Massimiliano Mazzara, vediamo quello che ci dice, poi parleremo anche di società del Marsala 1912 con le dichiarazioni del direttore Zangri e dell'amministratore unico che potrebbe dimettersi dall'incarico, Luigi Vinci. Salve mister. Buonasera a voi. E allora, un campionato molto incerto sia per quanto concerne la testa che bassi fondi della classifica. Basti pensare a un Troina che inaspettatamente perde in casa, un Pacheco che stenta su un campo difficile,
dove da troppe settimane conoscevano la sconfitta e una folgore, nonostante alcuni passi falsi, adesso si sta riavvicinando. Sì, il campionato è molto equilibrato, c'è grande bagarre sia in vetta che in coda. È chiaro che i risultati dimostrano che in questo momento l'equilibrio è il massimo, quindi non c'è questa differenza tra le squadre di vetta e le squadre di che lottano per i playoff, quindi un campionato molto difficile sia in vetta che sotto, diciamo. E domenica c'è una partita da brividi. Sì, domenica c'è una partita da brividi, è una partita che insomma sarà importante per ambedue le squadre. Non penso che sarà determinante, che deciderà la vincita del campionato, anche perché c'è la folgore che si è avvicinato parecchio, quindi ancora anche la folgore e anche lo stesso Riviera Marmi possono rientrare per la lotta finale, quindi ancora grande bagarre. Però sarebbe una mazzata psicologica, quantomeno la squadra, sì, che dovrebbe perdere, diciamo, che può essere determinante. È chiaro che se la squadra vincente da questa partita, diciamo, dà una botta psicologica all'altra, alla perdente. E infatti, può essere sincero, anche se il campionato, ripeto, in questo momento dimostra il grande equilibrio, e quindi le squadre che sono sotto sono delle buone squadre che lottano fino alla fine, quindi ci può essere anche un risultato così. Però onestamente non mi aspettavo la sconfitta del Torino, così come pensavo di vincere contro il Campofranco, mentre ieri abbiamo trovato una squadra aggredita. Noi abbiamo sbagliato completamente il primo tempo, l'approccio mentale alla partita, e loro hanno trovato un gol su un calcio di punizione tirato magistralmente da Polito, che ha insomma sbattuto nel set e poi sbattuto nella schiena del nostro portiere. Poi noi avevamo rimontato, quindi grande prova di carattere della mia squadra nel secondo tempo, rimontando dall'1-0 al 2-1, e poi a 7 minuti alla fine un gol magistrale di Sedia, insomma, ci ha... Tutti allo stadio, perché domenica giochiamo al provinciale, e quindi rispetto a tutti al provinciale, perché sicuramente sarà una bella partita, quindi per gli amanti del calcio in particolare, grazie, arrivederci. Dopo aver ascoltato l'intervista con Massimiliano Mazzara, che è molto carico e concentrato per questo match, lui dice che non è fondamentale ai fini della vittoria finale, però diciamocelo con tanta sincerità, domenica al provinciale si gioca almeno il 70% del campionato per l'approdo in Serie D. E adesso andiamo a parlare del Marsala 1912, una situazione incresciosa da un punto di vista societario, soprattutto con una lotta in questi mesi dall'estate fino ad arrivare a gennaio, che poi si è decisa in maniera tardiva con l'avvento dell'amministratore unico Luigi Vinci, quando ormai non si poteva operare nel migliore dei modi durante il calciomercato. E allora andiamo ad ascoltare intanto il direttore sportivo Pietro Zangri, che è disposto anche a rimanere a Marsala il prossimo anno se ci sarà un progetto valido. Dunque ascoltiamolo. Buonasera direttore Zangri. Buonasera a voi. E allora, un campionato amaro per il Marsala 1912, dopo che Luigi Vinci ha rivisto un po' i programmi per delle situazioni societarie non chiare, dunque diciamo che viene vanificato il vostro lavoro. Ma ci abbiamo rimesso la faccia, io e il vice precisamente abbiamo rimesso la faccia. Sì, a me mi dispiace, perché io ero venuto a Marsala con buon proposito di cercare di fare qualcosa di buono, non dico che quest'anno era quello che di portare la squadra ai play-out, che almeno più o meno si sperava di entrare nei play-out e cercare di salvarci. Però comunque ho trovato la situazione molto molto disastrosa, poi anche il presidente non ha dato più quelle garanzie che doveva dare, cioè veramente la squadra che più o meno siamo permessi di fare, si è dovuta sfalsare tutta. Cioè veramente è stato molto difficile cercare di rientrare nei play-out per cercare di tirarsi fuori poi dopo dalla successione.
me mi dispiace perché avanzava da me da questo tipo di gente in cui si mette in mezzo al pallone, che si parla qua di quote, ma qua si deve parlare di togliere il debito, di quote e via dicendo. Cioè, secondo me dico, era qualcosa che devo discutere molto diversamente di quello che hanno discorso. Lei concorda con la nuova linea adottata di Luigi Vinci, che è quella di rilevare un nuovo titolo sportivo per continuare a far calcio senza debiti? Sì, ma io penso che l'unica soluzione migliore è questa, che non penso che nel 1912 può anche darsi magari trovare delle persone che poi hanno liquidità abbastanza fuori da per cercare di portare avanti il titolo, però mi pare un po' difficile che il 1912 possa andare avanti. Se portare un titolo pulito sarebbe dare una nuova linfa al Marsala e ai Tecorsi. Ad Alcamo, se non sbaglio, anzi ne sono sicuro, avete adottato la stessa linea qualche anno fa. Sì, abbiamo adottato la stessa linea, però io sono sempre contrario a queste cose perché io preferisco fare un programma e partire con un programma ben preciso, cercare di vedere quello che c'è da spendere e partire con un programma ben preciso per evitare poi dopo dei grossi problemi in cui poi dopo si va creando strada facendo. Io dico semplicemente che bisogna sempre programmare, a capire le forze economiche che ha una società e lavorare su quella forza economica. Cioè, deve vendere fumo a volte non serve a niente, serve semplicemente a portare totale crisi nel calcio. Per quanto riguarda la sua figura, lei a Marsala diciamo che ci ha messo la faccia, era un uomo in ambito sportivo molto conosciuto, adesso comunque i ragazzi stanno onorando il calcio in ogni caso, di domenica in domenica, seppur con un organico rimaneggiato, hanno dato filo da torcere a diverse compagini, anche se la retrocessione ormai è certa. Rispettare l'impegno che abbiamo preso e moralmente portare avanti il campionato, a fine campionato, poi tutto in queste ultime partite tutto è facile capire, perché se magari domani posso venire anche se sapete che la squadra può partire, come può partire, non so, perché quasi viva la giornata, non è che c'è una cosa speciale in cui diciamo, c'è questa opportunità, sfruttiamo questa opportunità, si va alla giornata, si vede un po' più o meno come si va avanti e andiamo avanti. Io mi auguro di riuscire a finire il campionato nella maniera decente, magari di non fare rinunce e portare la squadra in tutte le trasferte, però questo più che altro dipende dal presidente che da Costa Fedecchio, perché Costa Fedecchio si è cercato di lavorare in modo tale da poter finire il campionato, però poi dopo tutto per necessità è il presidente che sa qualcosa. Perciò, io mi auguro che il presidente capisca che finire degnatamente il campionato sarebbe anche lui salvare la faccia un po' pure lui. Il presidente Vinci nutre un grande rispetto verso Zangri e infatti è stato chiamato Zangri a collaborare con il Marsala. Ma Pietro Zangri rientrerebbe anche in futuri programmi con Luigi Vinci anche per la prossima stagione con un nuovo titolo sportivo oppure no? Ma se il presidente Vinci pensa di avere bisogno di me, io sono a disposizione e sono ben felice e ben lieto di essere sulla piazza di Marsala, perché per me, l'ho detto io, è una cosa con proposito dalle diversamente di quello che sta succedendo. E semplicemente ci sarebbe da chiarire certe situazioni a livello dirigenziale, perché a me non mi va che ci sono gente che non rispetta né il ruolo, e allora già questo dà un problema alla squadra. Cioè, il presidente fa il presidente, il direttore sportivo fa il direttore sportivo, l'allenatore fa l'allenatore, e cioè, se c'è questa mentalità di portare avanti questo discorso, io sono ben lieto di restare a Marsala. Certo, è naturale. Per quanto riguarda invece il campionato, domenica il big match tra il Paceco e il Troina, come la vede? Ma tutte e due, anche perché non so che vi stai cercando di fare un altro campo, anche non lo so. Al provinciale ufficiale, giocheranno al provinciale di Trapani. Ufficiale che giocheranno al
Io è una squadra che io conosco e cui ho portato un paio d'anni pure lì a Troia, e anche perché io dovevo essere a Troia quest'anno, però per mancanza di fare la Serie D sono rimasto qua ad Alcalo. Ho capito. È una squadra che io conosco perché l'ho visto anche lavorare nel periodo di preparazione, ed è una squadra che può avviare qualcosa di locale, perché è una società che invece c'è liquidità e rispetto dei ruoli. Per quanto riguarda invece la Folgore, con un eventuale pareggio, ipotetico pareggio tra Pacheco e Troina, la Folgore potrebbe rientrare, se dovesse vincere, nella lotta per il primo posto, ormai non c'è più tempo? Ma io penso che la Folgore fa parte di queste 3-4 squadre, cioè anche, lasciamo stare se viene a mano, perché se viene a mano farà un campionato, sarà nei play-off, ma anche là che voglio un cavo chiedere nei play-off, però quello che c'è la maggioranza delle due squadre fra Pacheco e Troina c'è la Folgore per le altre squadre. Per quanto riguarda invece la zona retrocessione, lasciando stare il Marsala, che naturalmente ormai occupa ben saldamente la penultima posizione, lei come vede Pro Favara in netta ripresa, l'Atletico Campofranco che ha fermato il Pacheco e poi Mazara, Parma, Valle e tutte le altre, non dimenticandoci che le squadre che sono subito un po' più su, tipo Licata e anche il Dattilo, debbono stare attente per non essere risucchiate? Quest'anno sul fatto dei campionati di bassa classifica c'è un lavoro indefinibile, perché ancora secondo me c'è il fatto di 10 punti che potrebbe dare l'opportunità di non fare playoff. Ci sono tante possibilità in cui non so come può finire, però io penso che l'Icata comunque sicuramente si darà fuori. Ma poi dopo se si fa Messo Mele, Campofranco, quello che c'è dietro, secondo me ancora c'è da lottare, perché fino all'ultimo qua è da lottare per il fatto dei playoff. Eccetto le nostre due squadre, Terranova e Marsala, questo è tutta squadra da lottare comunque. Tante squadre che hanno problemi economici, questo cosa vuol dire? Che il pallone si sta sgonfiando? Non è che il pallone si sta sgonfiando, è semplicemente la gente che deve capire con quale criterio fa calcio. Allora, se la gente comincia a capire con quale criterio fa calcio, e allora forse ancora possiamo salvare il calcio. Però qua c'è molta gente che parte così, dice: beh, io sono il presidente, non ci metto soldi e voglio comandare io, oppure. Cioè invece le facilità dovrebbero affidare a gente qualificata, in cui dice c'è da spendere 100.000 euro, allora deve essere così bravo il direttore sportivo se l'ha lavorato e deve spendere 90, ma finché ci sono presente che dice vabbè facciamo questo, facciamo quello, sicuramente il calcio sarà più duro. Io mi auguro che i 7 presidenti cominciano a fidarsi di più delle persone, che l'importante è cercare persone di fiducia in cui diciamo dobbiamo fare questo tipo e fare un programma più preciso, e facendo questo dipende che il calcio non va. Poi oggi non c'è sempre più contributi di variante, allora se tu ti sai muovere e amministrare quello che c'hai puoi fare calcio, altrimenti non puoi aspettare che la manna ti cada dal cielo. Certo. Per concludere la nostra intervista, qual è il messaggio che vuole lanciare ai tifosi marsalesi, che da diversi anni ormai sono sempre più sfiduciati? Io mi auguro che si possa fare qualcosa di nuovo, con una società di nuovo, con un certo tipo di programma, e non avere quell'assurdo di vincere subito i campionati. Cioè di dare al mondo che la società diventa forte con le squadre e principalmente diventa forte con le società. Allora se queste cose sono queste, io penso che a lungo andare si possono fare dei buoni risultati e trovarsi in classifiche abbastanza alte anche in serie superiore. Però non avere mai premura, perché nel passato si sta trovando in questa situazione, perché ha avuto premura nelle certe situazioni, perché considerando il fattore quando 3 anni fa che stava per retrocedere e poi tutto il giorno di ritorno ha speso mai dei soldi per salvarsi. Considerando la dopo ha vinto il campionato e ha speso già con l'altro di soldi per vincere il campionato. Poi la Serie D partendo con molto fumo e ferita come ferita. Cioè, io dico semplicemente questo, che chi farà parte di questa società
sappi che deve fare un programma ben preciso, con rispetto del ruolo, con il rispetto di fare, di spendere quello che si può spendere, e allora il Marsala può andare avanti. Perfetto, la ringrazio signor Zangri, una buona serata. Buona serata, grazie a voi, arrivederci. E adesso torniamo in studio, parliamo del Marsala. Noi con dispiacere notiamo che soprattutto la stampa locale ha perso contatto proprio con la società azzurra. Abbiamo assistito in estate, ma anche durante il percorso della gestione Occhipinti, una gestione molto discutibile, per certi versi controversa, un progetto che diciamo quello di Occhipinti non si è mai ben definito, poi l'avvento della cordata brasiliana che non ha avuto un felice epilogo, è stata interrotta la trattativa per quello che sapete, per l'ingresso poi in società di Vinci quale amministratore unico, due imprenditori che venivano dall'estero e ci volevano dei tempi tecnici maggiori rispetto a un imprenditore italiano, ma Occhipinti diciamo che è stato attaccato da più parti, è stato visto come quel personaggio scomodo, attaccato a più riprese anche dalla stampa, che poi però si è diciamo distaccata in questi mesi. Non si parla più di Marsala 1912 se non all'interno di pochissimi spazi, diversi dei quali occupati dalle trasmissioni che noi dirigiamo. Dico, la presa e gli attacchi sono terminati, ma il Marsala deve veramente fallire. Ci sono più le condizioni per una salvezza del sodalizio azzurro? E allora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni di Luigi Vinci, poi noi cercheremo di trarne le conclusioni. L'aspetto societario, la proprietà, io non riesco a rinquacciarla perché non riesco a mettermi in contatto con loro. Probabilmente, per non dire sicuramente, settimana prossima convocherò un'assemblea dei soci per date le mie dimissioni, perché visto, come dici tu, che il campionato è quasi finito, è assurdo che io ancora continui. E poi saranno loro a decidere le sorti del 1912, se vogliono continuare in promozione, se vogliono fare ripescaggio, se vogliono fare morire questa società. Dico, lì non è più mia competenza. Io non sono pentito del passo che ho fatto, perché? Perché ho visto che se non entravo probabilmente Marsala non avrebbe finito questo campionato e sarebbe stato tagliato. Quindi per me questo è stato un primo successo. È stato un successo perché dal punto di vista umano ho preso i ragazzi che erano in mezzo alla strada con dei borsoni e con le borse di plastica, non sapevano dove andare a mangiare e dormire, e adesso alloggiano in una struttura di tanto rispetto, e hanno un pasto caldo a pranzo e a cena. Quindi dico, da questo punto di vista penso di aver fatto bene. Se, ripeto, la proprietà mi avesse messo nelle condizioni e avesse rispettato perlomeno gli impegni presi nei miei confronti, sicuramente ci saremmo salvati. Però dico, per come la vedo io, siccome questa società è una società che è piena di debiti, per me andare a investire per una società che non ne vale la pena, dico, non è produttivo e non è utile. Quindi è una cosa che e Vinci continuerà ad investire nel calcio o no? Ma io quello che ti posso dire è che già da tempo mi sono attivato per formare una società di detta alla maniera politica, di persone per bene. E penso che ci sto riuscendo, perché stiamo formando un gruppo, e se nessuno si tira indietro, però sicuramente l'anno prossimo porteremo a Marsala un titolo che non ha debiti, un titolo capeggiato da diciamo degli imprenditori che hanno voglia di fare calcio serio e fare calcio per divertirsi e per dar lustro alla nostra città, non per questione di lucro. Perché se devo fare calcio, devo fare calcio serio. Devo fare calcio che mi devo divertire e mi devo sentire motivato. Per cui, se parto dalla promozione va bene, se parto dall'eccellenza meglio ancora,
L'importante è che una volta raggiunto una certa categoria uno ci rimane e ha le basi e le condizioni economiche per poter mantenere. E allora uno dei problemi gravi è che quest'anno si dovranno pagare le vertenze della Serie D. 2015, no, del 2016, quando erano in Serie D, perché lì c'erano i contrattini che per scrivere la faccia da quest'anno devono essere rispettati. Poi ci sono vari decreti ingiuntivi perché con il mio avvento sembra che sia arrivato Babbo Natale, dico, si sono smossi tutti, sono arrivati dei decreti ingiuntivi a mai finire. E allora avete ascoltato le dichiarazioni di Luigi Vinci, molto schietto: per far calcio occorre ripartire con un nuovo progetto, un nuovo titolo, senza debiti, e far calcio in maniera diversa rispetto a quella che è stata fatta negli ultimi anni. Una gestione societaria molto discutibile. Questa proprietà è entrata in gioco in toto gestendo il Marsala senza altre collaborazioni, visto che la cordata Giacalone uscì di scena nel dicembre del 2012. Ebbene, questa proprietà ereditò un debito importante, perché già un debito esisteva, un debito che però si è incrementato in maniera sproporzionata. I numeri che si dicono sono veri, se questa cifra, che però ancora non trova una dimensione ufficiale, visto anche che pare che negli ultimi anni i bilanci non siano stati presentati. Queste sono le dichiarazioni estive di Pinocchi Pinti, il quale affermò che il rateizzo con l'Agenzia delle Entrate si è fermato a poche rate pagate, se non addirittura ad una, e dunque il Marsala non può attingere da contributi comunali o comunque contributi che vengano dalla pubblica amministrazione. Quindi una società bloccata da questo punto di vista, con un debito così importante, quasi tutto derivante dal mancato versamento dell'IVA. Quindi una società destinata a chiudere, una società che potrebbe chiudere adesso, come potrebbe anche, ma in maniera molto difficile, continuare, ma sarebbe soltanto un'agonia derivante da un'esigenza più di carattere burocratico che non sportivo. Questo appare piuttosto chiaro. Eppure alla vigilia del campionato di Serie D, dopo il divorzio tra Gerardi e Vinci, nella conferenza pre-campionato veniva affermato che questa società godeva di buona salute, che c'erano le prospettive per addirittura il salto di categoria, cosa che abbiamo visto che non è stata vera affatto, visto che la buona squadra che era stata allestita in Serie D poi è stata smembrata nel mese di dicembre. Poi non ci sono stati i soldi per pagare le ultime tre mensilità con la squadra che è retrocessa ai play-out con una gara incredibile, se l'andiamo ad analizzare e rivisitare, ma ormai fa parte del passato. Ci troviamo arrabbiati nel dover raccontarvi di un Marsala che sta probabilmente per chiudere i battenti, ne sta nascendo un altro, se le informazioni che ci arrivano sono veritiere e giuste, con l'acquisizione di un nuovo titolo sportivo, a quanto pare sempre di eccellenza, con una nuova squadra che si chiama Marsala, che rappresenti la città lilibetana, però speriamo questa volta con una conduzione societaria diversa. Tre anni che ci hanno illuso con la vittoria del campionato, con la vittoria della Coppa Italia, e poi che cosa? Una società piena di debiti, alla faccia di una società che invece doveva crescere e doveva andare in Lega Pro in quanto ambiziosa, in quanto capace finanziariamente di avere un futuro tranquillo. Questo non è stato, e se, ripeto, i numeri che vengono dichiarati sono veri di questo importante
debito, soprattutto con l'erario. Diciamo che è qualcosa che ci fa riflettere, una gestione deficitaria che ha portato il sodalizio azzurro a sprofondare nel baratro. Ebbene è tutto amici, uno sfogo legittimo, il pensiero mio ma quello anche di tanti, il rammarico perché di questo Marsala in questi ultimi tempi se ne parli così poco, forse perché ormai tutti hanno capito il loro destino, ma è giusto chiedersi il perché di tante cose che sono andate storte e che invece meriterebbero una risposta. Sempre e comunque, forza Marsala 1912, e questo è il nostro vessillo, e siamo sicuri che tra qualche anno riusciremo di nuovo dal tribunale a riportarlo, se dovesse fallire come afferma anche Vinci nell'ultima intervista. Speriamo di riacquisire di nuovo questo nome con una società che non partecipi più a questi campionati dilettantistici, ma questo è un auspicio tra l'altro che si ribadisce negli anni, ma che ancora non ha trovato concretezza nei fatti. E allora forza Marsala, forza al calcio della nostra provincia, ci auguriamo che cresca, speriamo che domenica sia una grande prova quella del Pacheco contro il Troina, all'insegna dello sport che vada avanti e che non si fermi, e come dice qualcuno, che il pallone non si sgonfi. Buonasera a tutti.